Dunque, si vive la storia praticamente prima o poi come il luogo della sofferenza. Anche per i cristiani all'inizio la storia era una questione seria. Com'è possibile che diventa un luogo della sofferenza? Si può anche vivere storia per un certo periodo come qualcosa che va come l'uomo progetta, come l'uomo vuole che vada, ma prima o poi qualcosa si sconvolge e le cose non vanno così come l'uomo vorrebbe. Perciò questo discorso apocalittico nel Vangelo di Marco, nel 13° capitolo, fa vedere che chiunque mette le proprie sicurezze e le certezze della propria esistenza in questa creazione e in questo mondo, prima o poi dovrà aspettarsi un crollo. Infatti queste costellazioni, il Sole, Luna, eccetera, che si impoveriscono, che si spengono, è un indice di questi punti fermi nel cosmo che vengono sconvolti e in qualche modo, come dice Isaia, sono destinati a essere riavolti, finiscono. E non sono, anche se rappresentano una forza e la sicurezza, fin dei conti fanno vedere che appartengono a un mondo e un scenario che passerà. Ma allo stesso tempo anche gli uomini si creano su questo mondo i punti fermi. E perciò chiunque vuole essere, come dice Isaia, uno grande, potente, gestire la storia e mettersi il trono al di là delle stelle, infatti si chiamavano i figli delle stelle, i figli del sole, eccetera, ma anche questo Cristo fa vedere che passerà. Tutti gli imperi tramontano. E allora non è possibile in queste sicurezze che rappresenta questo mondo trovare un appoggio stabile. Tutto si impoverisce. Solo i figli della luce. I figli della luce vivono la storia come una continua trasfigurazione, come un continuo passaggio. Vivono la storia i cristiani come una eterna Pasqua, un passaggio perenne. Tanto è vero che già l'Antico Testamento si è creato una memoria perenne del passaggio. E allora il modulo battesimale, il modulo di ogni liturgia è la Pasqua. Dunque i figli della luce non vivono niente di questo mondo in modo stabile e fermo, e come dice Marco nel passo, se prendessimo intero passo, è molto interessante, come dice: questo è il principio dei dolori. Questa storia che vive un travaglio perenne, un aspetto pasquale perennemente. E quando dice l'inizio dei dolori, la parola greca è la parola per doglie, per i dolori del parto, proprio per far vedere che i figli della luce vivono questo mondo come il passaggio, proprio come il Signore stesso, proprio come Cristo, questo aspetto pasquale della storia che è la vera forza e la vera sicurezza dei cristiani. Perciò si va verso i cieli nuovi e la terra nuova. E l'unico sole sarà l'agnello. Perciò crollano tutti gli altri approcci alla storia, quelli idealisti, no? Con delle forme perfette, dei progetti elaborati fino al dettaglio, questo umanesimo sullo sfondo rinascimentale che non fa l'altro che continuamente lanciarsi verso un ideale e continuamente atterrare nella realtà.
Si cerca di coprire la storia con un mantello di bellezza, direbbe Berdiaev quando parla del Rinascimento, no? Dice non c'era niente di bello in quell'epoca, c'era l'umanità ancora cruda, c'era un'umanità con tanti crimini, con tanta rivalità, tante intrighe, intrighi, tante battaglie e tante cose, però si creava un mantello di bellezza, ma solo per coprire ciò che è veramente la realtà. Ma anche un mondo, un approccio religioso alla storia non va. Tipo, se come uno vivendo tutto ciò che Dio ha comandato, che ha detto, quelli fedeli saranno preservati dalla tragedia storica, del male che questo creato ogni tanto con suo sconvolgimento delle potenze, delle forze, non terremoti e roba varia, no, ma questi che sono molto pii devoti, Dio li preserva di questo, non è vero. E così vediamo che sia nell'approccio idealista che religioso, sia nel micro storia, no, ogni uomo si prospetta, progetta per se stesso qualcosa, sempre sarà sconvolta la cosa. E anche fidarsi che adesso, siccome ho fatto questo, questo, ho trovato la benevolenza di Dio, niente, la storia è un parto e questo scenario di questo mondo passerà, dice l'Apostolo. Perciò l'unica lettura è la divina umanità di Cristo, dove al di là della storia non è qualche idea, ma un padre, è una relazione filiale da cui risolve la lettura della storia, non una analogia, ma una relazione. Dio Padre e Figlio. E Dio è veramente Padre, non è Madre, perché è veramente al di là del nostro controllo, è veramente il principio, è Madre che accoglie, Padre dona. Perciò la maternità è riservata all'umanità, ma paternità a Dio, è al di là del nostro controllo. E noi, se sappiamo che non è un Dio astratto, una idea, né un Dio padrone, un tiranno, ma un padre che dona il suo figlio, e allora la chiave di lettura di ciò che succede e che avviene è veramente l'accoglienza. L'umanità accoglie, ma non in modo passivo, l'accoglienza è più alta attività che l'uomo è capace, tanto è vero che la donna di Nazareth che ha accolto l'azione del padre è stata resa madre di Dio. Dunque l'accoglienza ci porta al livello della gloria di Dio. È proprio l'umanità di Cristo che vive questo rapporto filiale di qua della storia diventa apocalittica, cioè diventa rivelazione, allontana ciò che è nascosto e avvicina ciò che si riesce a leggere e vedere. È proprio questa relazione padre-figlio la chiave di lettura, perché il figlio non è qualcosa di astratto. Non è una memoria di un grande genio, di un grande eroe, ma nel Figlio siamo incorporati in noi. Per mezzo dello Spirito Santo noi partecipiamo alla vita filiale e Figlio vive allo stesso tempo la storia di là e di qua. Grazie allo Spirito Santo noi partecipiamo a questa storia di qua e di là. E questo io penso che è la chiave di lettura. Perciò il brano conclude anche il brano che viene scelto per la liturgia così fortemente. Solo il Padre sa. Solo il Padre. Non c'è altro, non ci sono indovinelli, non ci sono proiezioni, non c'è nulla. E solo nel Figlio noi sappiamo che l'esito è la nuova creazione, una vita nuova, una vita dove l'unica fonte di luce e di vita è il figlio stesso è colui che è coloro che sono nel figlio. Solo il figlio rivela, ma il padre è la vera fonte del mistero della storia.